coach, ci sembra di poter dire che delle tante partite che quest'anno non sono sempre andate come volevate, questa è forse che è più responsabilità vostra che dell'avversario. Monza è partita bomba, nel senso che ci ha messo molto in difficoltà con la battuta. È anche vero che però non abbiamo gestito nel primo set nessuna palla, quindi poi secondo set lo vinci, però il terzo set siamo stati punto a punto nella prima fase, poi dopo c'è stato il delirio, anche questo è una componente che per i giocatori che abbiamo, per come anche stiamo, insomma, dovremmo limitare. Partiti anche il quarto set sotto 6-2, poi abbiamo recuperato, abbiamo giocato, però credo che ci vuole anche della personalità, cioè nel senso che lavori, sì, poi dopo però i giocatori devono darti dei feedback. Queste partite qui sono partite dove devi entrarci da subito, non puoi aspettare di dare energia alla squadra avversaria, no? Quindi però loro sono stati bravi, perché ripeto, hanno fatto veramente una bella partita. Noi secondo me abbiamo delle nostre cose, qualcosa da recriminare ce l'abbiamo, perché ripeto, puoi perdere dei set, ma non come abbiamo fatto, toccando la palla come l'abbiamo toccata. Fermo restando che altre squadre si sono fermate più a lungo, è possibile che quella serie di rinvii uno dietro l'altro vi abbiano tolto un po' di quel ritmo che l'avevate messo insieme? Ma non deve essere una scusa, un alibi, perché poi ti alleni anche per giocare, quindi io credo che onestamente non è che ci mancasse il ritmo di gioco, perché comunque abbiamo giocato a Cisterna. Però credo che nella personalità dei giocatori ci sia una responsabilità, perché abbiamo realmente fatto delle brutte cose in alcuni momenti, poi ci siamo accesi, però queste partite qui ti devi accendere, cioè devi essere agonisticamente acceso, cioè non puoi partire, oddio, aspetto per vedere, no, cioè devi entrarci nella partita, e devo dirti, insomma, abbiamo fatto veramente fatica ad entrarci e giustamente perdi. Nel corso di questa strana stagione ci siamo fatti un po' sedurre dalla classifica, abbiamo cominciato a parlare di lotta per il terzo posto, forse ci siamo fatti portare fuori strada anche noi. Che riflessioni si possono fare? Davvero conta guardare adesso com'è la graduatoria, visto il caos che alberga in questo strano campionato? Io credo che è difficile, cioè nel senso che tra l'altro andiamo incontro a un periodo dove si gioca ogni tre giorni, quindi dobbiamo pensare veramente partita dopo partita. Io credo che la classifica sia importante, nel senso che dobbiamo andare secondo me a prendere quei punti se vogliamo avere delle ambizioni e abbiamo delle ambizioni. Però credo, ripeto, che cioè devi passare da queste partite, perché queste partite giochi contro Monza, una squadra che viene da delle vittorie importanti, contro delle squadre di primo livello, e il modo con cui le devi affrontare deve essere quello di volerle attaccare, no? E invece siamo stati in questo, secondo me, un passo più indietro. Ultima cosa, come sta Eliana? Abbiamo saputo che ha avuto un problema alla spalla, non è venuto con noi. Ha avuto un problema giù a Cisterna nel warm-up e adesso tra qualche... adesso ancora 3-4 giorni ce l'avremo fuori.